Se credi che la Terra sia un pianeta in avaria, la puoi difendere. Se tu la pensi come noi, benvenuto in questo club, gli amici dei molto per voi, ma abbiamo vinto ancora. Perché hai toccato quella palla se non riuscivi a giocarla? Io l'avrei presa. Davvero? Ah, certo, forse l'avresti presa con la lingua. Smettetela di litigare, è soltanto un gioco. Sì, lo so, ma a me non piace perdere. Non è incredibile che ci sia un tempo simile in novembre? Sì, se continua così non avremo neve per le vacanze di Natale. Bene, la ricreazione è finita. Torniamo in redazione. Non abbiamo ancora deciso che tema trattare. Di che cosa parlerà il numero 2? Potrebbe parlare della deforestazione. O degli alberi che vengono abbattuti. È un buon argomento. Parliamo della fame nel mondo. O della sete, dell'acqua che scarseggia ogni giorno di più. Secondo me è meglio non affrontare argomenti così tristi nei primi numeri. Giusto, io direi di parlare di un argomento di carattere più generale, come il clima. Ma prima chiediamo informazioni al maestro. Cominceremo a lavorare più tardi. Se più tardi lavoriamo, perché adesso non giochiamo a pallone? Il clima è impazzito. Siamo in novembre e sembra quasi di essere in primavera. Ma vi sembra normale? No, non è normale, ma c'è una spiegazione. È sicuramente dovuto all'effetto serra. Che cos'è l'effetto serra? Qui non c'è nessuna serra. Vuoi sapere che cos'è l'effetto serra? Vieni con me, te lo spiegherò con un esempio. Perfetto, possiamo procedere alla dimostrazione. Sali in auto e tieni i finestrini chiusi, capito? Sì, ho capito. Finestrini chiusi. Oh, ehi! Qui c'è un caldo terribile! Zitto, niente storie. Se rimane lì dentro ancora 2 minuti, si scioglierà come un gelato. Oh, può bastare adesso, fatelo uscire. Allora, adesso hai capito che cos'è l'effetto serra? Il calore del sole entra nell'atmosfera terrestre e non può più uscirne, proprio come è successo dentro l'auto. È un pochino più complicato di così. Ve lo spiegherò meglio. Su, venite con me. D'accordo. Qualcuno di voi sa dirmi per quale motivo la Terra è il solo pianeta del Sistema Solare su cui l'uomo può stabilirsi? Io! Sì, va bene, tu! Perché si trova a una distanza ottimale dal Sole, né troppo vicino né troppo lontano. E perché millenni or sono, attorno ad esso si è formata un'atmosfera. Uno strato di circa 20 chilometri che protegge gli esseri viventi e che a sua volta è protetto da uno strato di ozono spesso 30 chilometri.
Questo permette alla Terra di sopportare il bombardamento dei raggi solari. Il 20% del loro calore riscalda l'atmosfera, il 50% riscalda il suolo e gli oceani e il 30% viene rispedito nello spazio. Senza questo scambio, la Terra avrebbe la temperatura di Marte, meno 19 gradi, e la vita sarebbe impossibile. Ma fortunatamente il nostro pianeta gode di una temperatura media di 15 gradi. Per millenni le cose sono andate avanti nello stesso modo. Il Sole ha inviato il suo calore alla Terra e la Terra ha rispedito il calore in eccesso. Poi l'era industriale ci ha portati a un massiccio uso delle energie fossili, come il carbone, il gas e il petrolio, che oltre a produrre esalazioni nocive hanno finito per rendere più spesso lo strato protettivo, fino ad impedire il ritorno nello spazio del calore superfluo. Eh già, sono bastate poche decine d'anni per cambiare radicalmente, in peggio, il volto del nostro povero pianeta. Oggi abbiamo mari inquinati, foreste che scompaiono e va sempre peggio. Questo inquinamento riduce la permeabilità della nostra atmosfera. Questo è l'effetto serra. Io ho letto che il riscaldamento del pianeta non è provocato dalle attività dell'uomo, ma piuttosto dai movimenti della Terra. Non lo ha detto uno qualunque, lo ha dichiarato un famoso scienziato, uno che tempo fa è stato anche ministro. Anche gli scienziati possono sbagliarsi. Nel 1887... il celebre fisico francese Marcelin Berthelot disse che l'universo era ormai senza misteri. Nello stesso periodo, uno studioso americano dichiarò che oramai nel mondo non c'era più niente da scoprire. In questi ultimi anni la temperatura del nostro pianeta è aumentata senza che accadesse nulla di particolare. Tranne lo stravolgimento dei suoi equilibri provocato dall'uomo che ha portato al famoso effetto serra. E che cosa è stato fatto per contrastare il riscaldamento della Terra? Cosa è stato fatto contro l'effetto serra? Beh, fino ad ora non è stato fatto molto. Si è discusso, ma senza grandi risultati. Sembra molto difficile trovare un accordo. Anche perché chi inquina di più non vuole perdere i suoi privilegi. E la soluzione a questi problemi può essere trovata solo a livello globale. Ma allora, cosa dobbiamo aspettarci? Nessuno lo sa con esattezza. Probabilmente la Terra è destinata ad avere un clima più caldo. O forse avremo una glaciazione, come 20.000 anni fa. Una glaciazione? Dice sul serio? Ma no, è uno scherzo! No, potrebbe anche succedere. L'ho visto al cinema. Davvero, da un giorno all'altro, New York si è congelata. Oh, per fortuna era solo un film. La prossima glaciazione è prevista tra qualche centinaio di secoli. Per ora non dobbiamo preoccuparcene. Tanto più che si tratta solo di un'ipotesi. Però se la temperatura salisse troppo... Che cosa succederebbe, maestro? È molto interessante. Sapete tutti che cos'è la corrente del Golfo, sì, vero? Sì, maestro. Anch'io lo so. Molto bene. Affronteremo il problema partendo dal nord. Allora, come sapete, l'acqua del mare è più densa a causa del sale. Infatti è più facile nuotare nel mare che in un fiume. Se ci sarà un eccessivo riscaldamento globale, si scioglieranno i ghiacciai e le immense distese di neve dei paesi nordici, che si trasformeranno in acqua dolce per l'esattezza, che diminuirà la salinità dello strato superficiale e quindi la sua densità. Essendo meno denso, sarà anche più leggero e non scenderà più in profondità. Sparirà la grande massa d'acqua che scorre su quello che chiamano nastro trasportatore e va a riscaldarsi nei mari caldi. E questo significa che sparirà la corrente del Golfo. Stiamo parlando di una corrente che trasporta 18 milioni di metri cubi d'acqua al secondo. Una volta riscaldato, lo strato salino risale in superficie, acquista maggior salinità per l'evaporazione e porta il suo tepore alla Norvegia, prima di raffreddarsi e affondare di nuovo. È questo che permette a Parigi di avere in media 15 gradi in più rispetto a Montreal. Ma potrebbe veramente fermarsi? Beh, è già successo qualche migliaio di anni fa. Davvero? Oh, sì! Allora, la temperatura dell'Europa si abbassò di 4 gradi. E questo bastò abbondantemente per dare luogo a una grande glaciazione. E quindi cosa si può fare? Venite, ragazzi, presto! Cosa c'è? Che succede? C'è qualcosa di molto interessante alla TV. Di che si tratta? Sì!
dai! Da circa 3 mesi, un centinaio di beluga sono intrappolati tra la costa e un enorme banco di ghiaccio alla deriva. Se non riusciranno ad uscire, sono destinati a soccombere. Una nave e un elicottero della Marina canadese stanno cercando di aiutarli, ma non sarà un'impresa facile. Vi aggiorneremo nella prossima edizione. I beluga sono cetacei che pesano tra i 600 e i 1000 kg. Devono migrare quando arriva l'inverno, perché hanno bisogno di circa 12 kg di cibo al giorno. Quindi si spostano a sud per seguire le prede. Crostacei, piovre, calamari. Però a forza di girare in tondo perdono il senso dell'orientamento. E sono in pericolo d'estinzione. Eh sì, è permessa la loro caccia, soltanto per motivi scientifici, che però sono usati come pretesto dai pescatori giapponesi, ad esempio, e anche dai norvegesi. Ma i beluga hanno anche nemici naturali, come gli orsi polari. E soprattutto le orche marine. La prego, ci porti a fare un giro laggiù. Oh no, non ne vale la pena. Non riuscireste a vedere niente. Dedicatevi piuttosto al vostro articolo sui cambiamenti climatici del nostro pianeta. Cosa c'è? Che sta succedendo? Chiedo scusa, maestro, ma abbiamo ricevuto un messaggio da una nostra socia Inuit. I ghiacci si sciolgono sotto di loro. Ci hanno chiesto il nostro aiuto. Inuit? Che cos'è? Gli Inuit sono una delle principali popolazioni eschimesi. E sono tra i più penalizzati dai cambiamenti climatici. Per favore, ci può portare da loro? Hanno chiesto il nostro aiuto, maestro. Non vedo proprio che cosa potreste fare. Beh, se non altro potreste imparare qualcosa. E va bene, se proprio volete andare, d'accordo. Sì, grazie, maestro! Ma non tutti, soltanto un piccolo gruppo. Gli altri devono rimanere qui per lavorare al giornale. Potrei partire io, una volta ogni tanto. Vuoi fare un viaggio nell'Artico? Va bene, però sta attento a non fare sciocchezze. Buon viaggio! Ciao! Non ci aspettavamo che arrivaste dal cielo. Passa dietro quella montagna, troverai meno vento. Mi chiamo Lynn Gibbons, sono il capo del villaggio e loro sono mia moglie Dorsey e il mio aiutante Takid e mia figlia Debbie. È un grande onore incontrare i fondatori del club. Grazie per essere venuti. Vi diamo il benvenuto a nome di tutti quanti. Ma ora è meglio che andiamo a casa. La notte arriva presto qui. Prego, accomodatevi. Di norma in questo periodo dell'anno la temperatura è meno 15, meno 20 gradi sotto zero. E tutto è ghiacciato. Ma ora non è più così. La nostra sopravvivenza dipende dal freddo, dal ghiaccio. Ne abbiamo bisogno per la pesca, per la caccia, per i trasporti e per tante altre cose. Ma ogni anno il ghiaccio è sempre meno. Ci eravamo adattati molto bene al nostro clima. Davvero. E fino a non molto tempo fa noi... Col progresso le cose sono cambiate in meglio. Ma da qualche tempo sono iniziati i problemi. La temperatura si è alzata. Il ghiaccio sul terreno si scioglie e fa crollare le case. E poi moltissimi animali sono migrati altrove. Spariscono le zone di ibernazione e di riproduzione. E i territori in cui poter cacciare sono sempre più scarsi. Ed anche gli orsi bianchi stanno cambiando. Sono più magri, non trovano di che nutrirsi. Sono diventati pericolosi. Talvolta la notte entrano nei villaggi alla ricerca di cibo e non è bello trovarseli davanti.
La loro mascella è 4 volte più potente di quella della tigre. È ora di andare a dormire. Domattina Debbie vi porterà a fare un giro. Ecco, guardate, come vi diceva mio padre, molte case sono crollate su loro stesse a causa del disgelo del ghiaccio. Anche il mare è un problema. Continua ad avanzare verso il villaggio, di 1 o 2 metri ogni anno. E questo passo finirà presto per inondarci. E noi saremo costretti a cercarci un altro posto dove andare a vivere. Non è mai accaduto niente del genere. Almeno non è accaduto per migliaia di anni. Ora la nostra terra e il nostro mare ci tradiscono. Vi voglio mostrare uno dei rari posti che non ha subito gravi cambiamenti. È uno degli ultimi rifugi per molte specie di animali che vanno lì a riprodursi. Non molto tempo fa, anche in estate, avremmo potuto arrivarci con la motoslitta. Con lo scioglimento dei ghiacci, le distanze si sono fatte ancora più grandi. Il vostro paese sembra davvero enorme. Già, se ricordo bene, è 4 volte più esteso della Francia. Sai anche dirci in quanti siete ad abitarlo? Siamo 30 comunità, più o meno 50.000 persone in tutto. Quell'orso potrebbe averci messo settimane a catturare la sua preda. Se non altro, ora che può mangiare, non è pericoloso. Comunque bisogna fare sempre molta attenzione. Un orso bianco può essere ferocissimo ed è molto più potente di un leone. Sono Oc delle Nevi. Qui ci sono milioni di specie di uccelli e moltissime di queste sono protette. No. Eccoci qui. Questa è una delle ultime riserve. Ma non so quanto durerà. C'è sempre meno pesce per le foche e gli uccelli. No, non posso sparare qui. Farei scappare tutti gli animali. Sarebbe un peccato. Sarà meglio che rincasiamo. Tra non molto farà buio. Aspettatemi qui. Ehi, ciao! Piccola! Aiuto! Beh, anche gli Inuit devono mangiare. Abbiamo avuto la notizia stamattina. Si tratta di un banco di ghiaccio gigantesco. Diciamo grande quasi come una delle vostre città. Si è staccato dall'isola di Ellesmere. Una cosa incredibile. Certo, è già capitato che un blocco di ghiaccio si separasse dalla costa, ma mai uno di quelle dimensioni. E tutto è accaduto soltanto in un'ora. In un'ora. Ma vi rendete conto? Oggi è diventato pericoloso viaggiare in motoslitta. Qualche mese fa, mio padre doveva raggiungere alcuni amici per andare a caccia. Salvati solamente 4 giorni dopo da un paio di elicotteri arrivati fin lì dall'Ontario. È
stata un'avventura terribile. Hanno corso un rischio gravissimo. Ecco la vita che facciamo oggi. Ci rendiamo conto della situazione, ma non sapremmo come aiutarvi. Sì, ha ragione. Che cosa possiamo fare per voi? Informare tutti quanti, lanciare l'allarme. Sembra che a nessuno importi nulla di quello che ci sta succedendo, ma non l'abbiamo causato noi. Noi ne siamo soltanto le vittime. Sì, scrivete, raccontate, parlate a tutti di quello che avete visto. Chi può deve fare in modo che questa terribile catastrofe si fermi. Sì, avete ragione. Noi faremo il possibile. Tutto il mondo deve sapere in quali condizioni vi trovate. Potete contare sul nostro aiuto, è una promessa. Il nostro maestro è uno studioso e uno scienziato e ha a cuore i problemi legati ai cambiamenti climatici. Ci aiuterà a trovare delle soluzioni. Se i ghiacci si sciolgono, presto si potrà aprire una via marittima attraverso le vostre terre. Una via che accorcerebbe le distanze tra i continenti. Sareste al centro del commercio mondiale. Non sarebbe una brutta prospettiva, vi pare? Beh, noi siamo persone semplici. Viviamo con poco. Ascolto la radio, so cosa può portare la modernità e so che non fa per noi. Perciò preferirei che le vie della civilizzazione passassero altrove. Noi chiediamo solo di poter tornare alla vita semplice che facevamo prima. Ma che cosa sta succedendo? Qui tutto a posto. Ho controllato la porta sul retro. Hai sentito? Sì. Che cosa succede? Stanno arrivando gli orsi. Devono essere affamati. Se sentono l'odore del cibo, potrebbero distruggere tutto. Hanno una forza terribile. Non fate il minimo rumore. Se ci sentono, potrebbero diventare aggressivi. Ma potete dare un'occhiata attraverso le fessure delle imposte. Su porte e finestre per cercare di entrare. Non vi dico quanta paura ho avuto. Sì, anch'io. Era spaventoso. Oh, tremavo come una foglia. Potevi restartene qui. Non avrei mai immaginato che un piccolo innalzamento della temperatura potesse provocare tanti danni. Vedi, quando la neve e i ghiacci si sciolgono, non riflettono più i raggi solari. È una causa dell'effetto serra. Lo scioglimento avviene rapidamente perché i ghiacciai rimasti sono contaminati dall'inquinamento ed hanno un minore potere di riflessione dei raggi solari. Sciogliendosi, liberano i gas serra che tenevano intrappolati, accelerando ancora il fenomeno. Ma cosa possiamo fare per aiutare quella gente? Lanciare l'allarme e informare quante più persone è possibile. Il mondo deve sapere cosa sta succedendo nell'Artico. Ci saranno problemi ancora più gravi se non reagiremo al più presto al riscaldamento globale. È un argomento complesso e va studiato con attenzione. Non temete, lo faremo insieme.